Benvenuti a 20 anni Pokémon. Questa volta parleremo di Pokémon Go. Allora, Pokémon Go è un gioco di Pokémon bellissimo, realtà virtuale. Sarebbe, voi dovrete usare una mappa, che la mappa è la città. Se siete a Milano o siete a Parigi, andate in giro e trovate Pokémon con la telecamera. Va bene su Android e iOS, che sarebbe iPhone. Siamo qui insieme a Fennekin. Bravo Fennekin. Vedete, bravissimo Fennekin. E adesso vi vorremmo spiegare un po' di Pokémon Go. La prossima volta ci saranno altre informazioni di Pokémon Sole e Pokémon Luna, ma piano piano ve le diremo, anche oggi forse qualcosa. Ma adesso iniziamo. Pokémon Go è stato un gioco fatto su per smartphone. Ci sarà anche, che ancora non si sa, e sembra che sarà nei rivenditori di videogiochi come GameStop e altri vari, e potrete trovare il cinturino con sopra un, come vedete qua sotto, qua un cinturino con sopra una sfera dei Pokémon, ma tipo come il, come posso spiegare, come il punto che vi dice voi dovete arrivare qua, come quello che terrà tutti i Pokémon dentro lì. Ma adesso andiamo a vedere Pokémon Sole e Pokémon Luna. Allora, Pokémon Sole e Pokémon Luna è un gioco bellissimo. Allora, sappiamo adesso una novità, che nelle macchinine che avete visto nel video che ha fatto dei 20 anni Pokémon, che hanno fatto per svelare che c'era Pokémon Luna e Pokémon Sole, c'era anche una macchina a forma di sfera. Noi pensiamo che quella macchina lì sia per portare i Pokémon a curare. Perché tanti avevano scritto sotto nei commenti: ma non, se io sono in mezzo a una foresta devo arrivare fino a di là, per sembra che ci siano in mezzo, tipo come i totem, che andate lì e lo fate curare. Poi Pokémon Sole, Pokémon Luna, tanti palazzi fatti bene, è fatto con la realtà virtuale, per cui sarebbe non con gli occhialini, ancora no, ma con il 3DS, amici allenatori, col 3DS. Però ancora non si sa bene, perché se arriva la nuova Wii U, la nuova NX, non si sa, perché è portatile. Magari ci sarà un gioco che andrà bene su NX. Prossima volta vi diremo di più di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Ora andiamo a vedere altre novità di Pokémon nello speciale 20 anni Pokémon. Ok, se vi siete persi, e adesso sapete, non che vi siete persi, adesso sapete che è iniziato su K2 Pokémon X, Y e Z. E se voi ve li siete persi, dite: ma dai, sabato mi sono perso una puntata. Non preoccupatevi, la TV Pokémon, potete guardarli lì. Metteranno lì ogni video e ogni puntata dei Pokémon X, Y e Z. E niente lì. Va bene ragazzi, anche oggi abbiamo finito con le news. Prossima volta tantissime cose Pokémon, e vi diremo un sacco di cose, tantissime, perché quella prossima volta saremo proprio una bellissima cosa, vi faremo vedere. Per cui state certi che la prossima volta andiamo grandi. Ieri non c'è stato, che era sabato, che doveva esserci, che vi avevo detto, ma perché c'era tantissime cose e non siamo riusciti a farlo. Non preoccupatevi, l'ho fatto oggi, e la prossima volta, ieri abbiamo preso un bel po' di notizie, tante cose, notizie, e la prossima volta vi sveleremo tutto quanto di Pokémon Sole, Pokémon Luna, e anche di una nuovissima cosa, e andremo ancora avanti con Pokémon, andremo avanti con i
gli anni di Pokémon. E niente, ci vediamo alla prossima. Acchiappateli tutti!